mani lunghe a Sant'Agata nel nostro paese. Voi direte, ma in tutti i paesi, in tutte le città succedono i furti, mica è la prima volta, e mica il paese vostro è d'oro. Poteva essere d'oro con tutte quelle pale eoliche, potevamo camminare veramente sulle mattonelle d'oro, ma purtroppo nel passato questo non c'è stato. E nonostante potevamo stare bene e magari non pagare neanche le bollette della corrente, dell'energia elettrica, ci ritroviamo con milioni e milioni di debiti. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Veniamo a noi. Quanti furti sono ci sono stati in paese? Allora, ultimamente in una settimana tre. E sono tanti. L'anno scorso ce ne sono stati tanti, forse 20, 30, non ho fatto più o meno il conto, forse anche di più, considerando quelli nelle campagne, tantissimi. Ma veniamo agli ultimi. Alla mensa della scuola elementare, asilo, mi pare, a Sant'Agata. Questa è una notizia che non ho ancora accertato. Perché alcuni dicono sì, c'è stato, alcuni dicono hanno tentato di entrare nella mensa dei bambini e rubare roba alimentare. Ma di sicuro, e mi sono accertato, sono gli altri due furti, avvenuti più o meno nella stessa zona tra il ponte, che noi chiamiamo Sant'Andro Ponte, e Sant'Antonio. Perché in una strada, in un vicolo, una strada chiusa, praticamente sopra le scuole medie, due signori anziani, una coppia di coniugi, si era assentata per qualche ora, e quindi sono entrati e hanno rubato qualcosa lì. Ma sono stati disturbati da, pare, un vicino di casa che da sopra, dal balcone, abbia forse capito o fatto capire, sta di fatto che sono scappati e quindi non hanno avuto il tempo di prendere molte cose. L'altro furto c'è stato a Lupont, praticamente, dalla parte di sotto dove sta il veterinario, ed è successo 3 giorni fa. Anche lì hanno aperto la porta e sono stati visti due persone, forse tre, in quella zona. Non erano del posto, a quanto sembra. Comunque sono entrati, hanno rotto la porta e hanno tentato direttamente, queste fonti sicure, perché ho parlato con uno dei proprietari, sono entrati direttamente in camera da letto, pensando di trovare forse oro, argento, soldi. Ma anche lì, diciamo che non è andato poi a buon fine, tranne rovinare la porta e chiamare il falegname, una porta tra l'altro anche nuova, perché era un appartamento, diciamo, secondario, ma comunque un appartamento nuovo, tutti i mobili nuovi, ma cercavano sicuramente qualcosa di valore e sono andati via. Allora, prendendo spunto appunto da uno di questi che hanno subito il furto o comunque un tentato furto, cosa possiamo fare? Cioè, il paese, noi che abitiamo lì, ma un po' come tutte le parti, come ci dobbiamo difendere da queste cose? Io, vedete, sono rimasto male perché una vecchietta a Lupond ha detto: io ho paura. Ho paura perché ho visto due sconosciuti, ho visto che si aggiravano, ma non pensavo che era per quello. Ma sicuramente sono stati loro poi a fare il furto. Era di sera, più o meno ora di cena, forse poco più, una zona isolata del paese. Beh, questa è la cosa che mi sconvolge un po' di più. Un vecchietto, una vecchietta o dei coniugi anziani che stanno dentro casa e che magari un attimo che escono per andare a trovare un vicino di casa o per andare a comprare qualcosa, rientrano e trovano questi sconosciuti e quindi la paura di subire anche qualche aggressione.
Ma anche è brutto vedere la porta di casa rotta, rovinata o trovare qualcosa in disordine nei cassetti. Questa è la cosa che mi attanaglia molto, sapere di questi anziani, di queste persone sole, ma fa paura un po' a tutti e spaventa un po' questa invasione, diciamo così, di queste mani lunghe dentro il nostro paese. Quindi, prendendo spunto da uno di questi purtroppo malcapitati derubati, lui mi diceva: organizziamoci noi, aiutiamoci noi cittadini. Quando vediamo una persona sconosciuta, una persona sospetta o delle persone sospette o delle macchine, avvisiamo l'amico, avvisiamo il vicino di casa, avvisiamo il vigile, avvisiamo qualcuno che ci può aiutare. Diamoci manforte, sosteniamoci, avvisiamoci, cerchiamo di aiutare il vicino di casa, noi stessi e gli altri, cercando di darci notizie e fare in modo che venga controllato un po' questo paese. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, però, signori, qui non possiamo fare che se vediamo qualcuno e chi se ne frega, non è casa mia, oppure chi lo conosce. No, qui dobbiamo veramente interessarci. Perché il nostro paese e domani potrebbe capitare a me, potrebbe capitare a te. Quindi occhi aperti, ragazzi, per adesso è questo. Se mi verrà in mente qualche altra cosa, ve lo dirò. Mani lunghe quindi al nostro paese e speriamo che non succeda più. Ciao ragazzi.